Qui a Piazzetta Savoia c'è la mostra dell'artista che è esposto anche nella Fondazione Bartoli, Francesco Cogoni. Questa è la mostra di Cogoni, eh? Al Bar Savoia, di fronte a Piazzetta Savoia. Il gallerista di chiara fama internazionale, ex Guido Cabib, ex gallerista, ora. Gallerista perché non mi piace proprio più far parte di questa cricca di perché negozianti. amico Francesco Madovi, cricca, che la lobby ha la un lobby è un po' più potere. ampia. No, Questi invece è sono quattro sofisticata, capi. quattro capi. Siamo qua, ci siamo incontrati per puro caso alla mostra di Francesco Cogoni. Ci Col mio amico siamo Francesco. mandati a fanculo più di una volta. Io sono posto io forse il più bel lavoro, il ritratto che ho fatto di te e di lei. Tu non l'hai mai visto? No. E abbiamo cominciato a ragionare su un'idea di residenze d'artista Assolutamente. in tenda, Intendo, Roma, sì. internazionale. Facciamo Roma. un bel campo Roma. E siamo qui alla mostra di Iole Serrelli, che lei l'ha conosciuta, Sì, Iole Serrelli, la progetto sceneggiata. E lei è Iole Serrelli, ecco la qua, Iole Serrelli. Siamo qua e c'è anche un altro notissimo curatore internazionale, Solà. Siamo seri, siamo serissimi, serissimi. No, che carbone, un chiodo piantato nella cultura isolana, secolo. Cioè, noi rispettiamo i Roma, facciamo vedere che anche gli artisti hanno una vita che poi in realtà è anche la stessa condizione, diciamo, è anche un Assolutamente. progetto metaforico che racconta la condizione dell'artista isolano, eh? Non esiste, Isolano, cioè, italiano, è un progetto tutto. integrativo. Esatto. Guido, i Roma, no, non disintegrativo. No, non abbiamo gli spazi fisici inamovibili, non possiamo spostarci da una mobili, tenda dinamici, terra splendida, il mare, le tende, si sta bene anche in meraviglioso. tenda, nell'isola, vi invitiamo a venire. Assolutamente, e dobbiamo anche integrare, interagire con tutti i linguaggi artistici, perché poi in un campo è ancora meglio, no? La sera ci riuniamo, vediamo, siamo insieme, Ragioniamo, pronunciamo. ragioneranno con gli artisti residenti come Esatto. Cogoni, altrimenti come potrebbero conoscere il lavoro di Francesco Cogoni? Esatto. Certamente. Assolutamente tutti in tenda, tutti. Adesso stappiamo un vino prodotto dal marito di Iole, che è un altro grande artista, perché fa un vino che si chiama Velluti, già il nome, un bovale autoctono. È incredibile, lo dobbiamo salvare, noi sappiamo, noi sappiamo. Con sei lettini quel da campo, meraviglioso, semplice, elegante, Il rumore del mare. Semplice, bello. Alla scoperta della vera isola, rilassati, quella che vive esatto. l'artista isolano. Non solo, ma quello che può vivere un altro artista che viene non dall'isola e che è stupendo. Imperdibile, imperdibile. Francesco Cogoni è esposto anche presso la Fondazione Bartoli, Bartoli Feltre, quindi è un artista di chiara fama e fame.